Ora la sua cupola è lontana, alle nostre spalle. La sua immagine di madreperla si cancella progressivamente, confondendosi nella giada del fogliame del sottobosco. Il grande essere dalla veste bianca cammina lentamente lungo un sentiero scosceso che porta giù in fondo alla valle. Lo seguiamo. Sempre più spesso incontriamo sul ciglio dello stretto sentiero falde di roccia rosa, lucide come marmo levigato, sentinelle impassibili che mormorano segrete parole. Quanti saggi le hanno viste emergersi così al loro fianco? Sfiorandole al passaggio e accarezzandole con un dito, è un po' come se le sentissimo raccontare la lunga, lunghissima storia di cui sono state testimoni. Forse hanno visto profilarsi sulle pareti lisce attraverso i tempi l'ombra di Apollonio di Tiana, o quella di Nicholas Rodish, chissà. E il cuore palpita, trascinato via verso folli sogni da questo chissà, che ci fa sentire ancora più piccoli. Il burrone che si apre alla nostra sinistra si fa, a mano che avanziamo, sempre più profondo. Dalle pareti a picco, d'una maestà impressionante. Sporgono qua e là ciuffi di vegetazione che ricordano quella tropicale, palme, liane, enormi tronchi, nodosi al limite del possibile. Sorgono e restano quasi sospesi nel vuoto, ma con incredibile armonia. Un intenso rumore d'acqua che scorre, un canto assordante risale fino a noi. E dietro una curva del sentiero ci troviamo davanti ad una barriera di cascate. Il fratello dai capelli d'ebano prosegue senza neppure voltarsi e ci conduce sotto la roccia dietro la cortina ruggente del torrente. Volute d'acqua e miriadi di goccioline di cristallo turbinano fino a noi, senza però bagnarci. Nella mente nasce una strana sensazione di dolcezza protettiva. Dunque anche l'acqua è complice. Ci chiama, ci spinge a proseguire. Passiamo oltre le cascate che si succedono ed è come se uscissimo trasformati da quel tunnel di luce argentea. Non appena osiamo pensarlo, percepiamo subito che la struttura vibratoria dei nostri corpi si è effettivamente modificata. Non sapremo dire come, se non parlando di un'energia più calda che ci scorre nelle vene. Ed ecco che intorno a noi il potente verde della vegetazione si è ancora più incredibilmente moltiplicato e i blocchi rocciosi marmorei e levigati si ricoprono ad uno spesso strato di muschio, confondendosi coi ciuffi smeraldini che spuntano dal terreno accidentato. Sempre più numerosi sono i calici aperti dei fiori sgargianti nella massa profonda del bosco ceduo e del groviglio vegetale. Camminiamo leggeri e quasi pare che il sentiero non abbia fine, inoltrandosi sempre più in giù, nella valle. Le cime di ghiaccio sono scomparse all'orizzonte e il manto della vegetazione nasconde anche la volta celeste. Eccoci ora in una specie di giungla, in cui persino i minimi dettagli sembrano essere stati progettati da una grande anima. Persino i singolari crepacci che penetrano profondamente nel suolo, in cui si perdono le imponenti radici degli alberi. A pochi passi dal fratello si erge una parete rocciosa d'una decina di metri, in cui scintillano cristalli simili al quarzo rosa che, animati da una fiammata interiore, in grandi strati verticali così belli e regolari da farci pensare alle pieghe di un pesante tendaggio da scostare, hanno qualcosa di straordinariamente magnetico. Ma non appena ci avviciniamo, il fratello ci ferma con un gesto della mano. Il suo sguardo si è fatto grave, ed è tanto solenne che per un attimo ci sorprende. China un po' il capo e infila la mano in un anfratto della roccia, su cui appoggia lievemente la fronte. Tutto si svolge molto rapidamente. Lascia scivolare la mano verso il basso, la tende verso di noi, congiungendo pollice e indice e levando il braccio nella nostra direzione. Il sorriso mai illumina il volto. È amore, non c'è altro da aggiungere. Avanziamo di qualche metro e ci pare che in una delle pieghe la parete rocciosa abbia una fenditura più larga e profonda delle altre. Un essere umano forse potrebbe infilarcisi. Quest'idea prende radice nella mente. Ad un tratto l'essere tende nuovamente il braccio, apre la mano e ce la posa rapidamente sul petto sfiorandoci appena. Per la nostra anima è una specie di terremoto. Il cuore ne è scosso e gli occhi si velano di nero. Siamo come imprigionati da un muro di cotone oscuro, invisibile. Dove sono i corpi? Gli arti? Tutto è volato via,
come inghiottito in una frazione di secondo, da un nulla che però è stranamente vivo. Una tarassia inebriante che assorbe tutte le paure, fiducia, speranza. Intorno a noi inizia una ronda di mille fruscii e scaturisce una luce che via via si diffonde finché resta solo una spessa penombra, nella quale ombre vaghe si spostano a rallentatore. Abbiamo l'impressione di cadere e ci si imprime nella mente l'immagine di un corridoio, lungo il quale scivoliamo a folle velocità, ma sarà davvero una caduta? A volte è come se sentissimo il corpo volar via e salire e salire a volo d'uccello. Fratello, cos'altro ci farai vivere? Dobbiamo narrare i mondi interiori, i momenti d'eternità in cui l'anima viaggia da un universo all'altro, da una coscienza all'altra? Bruscamente tutto si interrompe. La caduta, il volo, le domande. Tutto è assorbito da una luce morbida e ambrata, mentre cerchiamo di capire e di decifrare che accade con gli occhi dell'anima. Con lo sguardo frughiamo in ogni direzione la moltitudine di riflessi che vanno impregnando l'atmosfera. Ci troviamo in una specie di grotta, o meglio nel centro di un immenso geoide, ove si erge ovunque contemporaneamente un popolo di giganti. Lo sguardo, colmo di immagini, si perde in una foresta di specchi cangianti. È un'immensa cattedrale naturale, un luogo in cui 100.000 volti della grande matrice terrestre sembrano essersi dati appuntamento. Avremo mai il coraggio di muovere un passo in un simile santuario? Ogni guia di cristallo, ogni sfaccettatura luminescente e preziosa proclama la propria vita indipendente e sacra. Sono veri e propri esseri, forse qualcosa di più, grandi presenze. E forse un prodigioso mondo in formazione. O un universo in cui tutto si è già realizzato, purificato, ritrovato. Lo spazio non è circoscritto, e più vi si tuffa lo sguardo, più ci si perde in un'infinità immensa. La grotta, la cattedrale, sembra in realtà sprofondare ancora di più lontano, davanti a noi. Il fratello è sempre lì accanto e si muove con passi felpati, che risuonano in un'eco scherzosa e un po' stridula per l'intera navata, come in un bivio. È un po' come se il corpo della terra si mettesse a suonare l'arpa, snocciolando le sfumature di infinite scale musicali ed armoniche. La grandiosità talvolta fa paura, e sentiamo crescere nel petto una tensione che è quasi nausea. Non vogliamo. Fratelli, i vostri corpi sono lontani, dietro di voi. È bastato questo per far svanire quella penosa sensazione, come inghiottita dalle parole calorose che risuonano in noi. Accordandovi sì, questa volta siamo proprio qui e ben fermi. Fratelli, ecco la porta d'accesso al primo dei mondi sotterranei. Dico il primo perché ce ne sono 7. Sapete infatti che la terra in realtà cava, come un pallone. Un pallone non pieno d'aria ma di un grande numero di forme di vita che si evolvono sui vari piani vibratori. Sì, fratelli. Vedete, anche le invenzioni dei migliori romanzieri impallidiscono di fronte a questa realtà, in cui nessun umano ha una giusta idea. I concetti delle società odierne e la loro capacità di assimilazione non vi si prestano. Posso tentare di farmene un ritratto con le vostre parole, ma al massimo ne risulterà una caricatura. Sappiate dunque, innanzitutto, che l'insieme dei 7 mondi sotterranei può essere conosciuto sotto il nome di Agartha. Ciò che sapete del regno di Giacomo si riferisce solo ad una parte di esso, quella che offre direttamente aiuto a coloro che praticano la via ermetica ed hanno sviluppato i requisiti dell'adepto. È il mondo accessibile a livello di coscienza e talvolta anche materialmente, ai detentori dell'arte alchemica umana, ma tutto questo è ancora solo l'ABC delle conoscenze legate alla Terra Madre. A che servirebbe farvi la lista dei 7 regni interni del pianeta? A rinforzare una mente che non deve più strutturarsi come ha fatto fino ad ora? A creare nebulose classificazioni, a rinforzare barriere, a rendere ancora una volta impossibile un approccio globale? Oggi, amici, non ci rivolgiamo più agli eruditi studiosi dell'ermetismo. I tempi sono cambiati. C'è anche troppa gente che si dibatte nelle reti del materialismo spirituale. E vi sarà sempre un abisso tra chi studia e chi ama, perché il primo cerca ciò che è fuori da lui e lo accumula, mentre il secondo non può cercare ciò che ha già trovato, perché dai tempi dei tempi
è detto che l'amore è la conoscenza. Nel seguire il vostro cammino, sottolineerete questo. L'approccio alla luce deve separarsi una volta per tutte dall'oscuro volto dell'occultismo. Ed ora ricordate ancora qualcosa che non vi sarà di peso. Dei 7 mondi che ho menzionato, solo 4 possono essere percepiti o almeno concepibili da coloro che portano ancora l'etichetta di umani. I 3 universi centrali costituiscono il nucleo del pianeta e sono fuori portata reale, tranne che per i 7 fratelli più esperti di Shamballa. Non è questione di privilegi, perché lo spirito realizzato non è dispensa affatto, bensì una necessità d'ordine vibratorio. Ciò non toglie che il nostro fratello del cuore centrale della Terra possa, di quando in quando, visitare gli uomini, con lo scopo di impressionare le anime, instillandovi certe nozioni. Le tradizioni orientali lo chiamano re del mondo, appellativo un po' ingenuo ai nostri occhi, perché è una rappresentazione monarchica dei grandi esseri legati allo spirito e puerile. Voglio dire che il Maha della Terra, come lo chiamano a volte, ha soprattutto la nobiltà di un vero servitore dell'Uno. Se alcune opere testimoniano delle sue apparizioni su di un maestoso elefante bianco, è per meglio colpire l'immaginazione della gente, imprimendosi profondamente nella memoria di coloro che cominciano ad ascoltare. Ci sono uomini la cui felicità consiste nell'averlo incontrato nei deserti infuocati o di ghiaccio, nella più significativa semplicità che per uno scopo preciso. Le sue apparizioni però sono sempre brevi. In ultimo, il suo compito è di preservare l'incredibile sapere annesso all'intera evoluzione della Terra. Potete vederlo un po' come il supremo guardiano delle mutazioni planetarie, e l'esperienza che acquisisce nel corso di questo suo compito servirà alla creazione di altri mondi per la felicità di tutti. Il Maha, fratelli, è già adesso un ponte con i miliardi d'anni a venire e sarà un ingranaggio del motore dei tempi che saranno generati e scoperti. Un altro suo compito è il mantenersi costantemente in rapporto con gli esseri responsabili del quarto mondo, che sono in 12 e fungono anch'essi da ponte, mettendo in armonia la Terra con le influenze planetarie maggiori. Ma il loro lavoro è troppo inconcepibile per potervelo spiegare ora. Non dovete perdervi in queste considerazioni, anzi, cancellateli dalla memoria se volete. I miei fratelli di Shamballa ed io ve ne parliamo solo perché nessuno di coloro che si muovono alla volta di loro stessi si fermi e si volti, dicendo adesso so. No, amici, nessuno sa. Persino Christos si apre continuamente a maggiori realizzazioni e libera un po' di più di ciò che è, ogni volta che contempla il Padre suo. E suo Padre apre altre porte e altre ancora. Così va l'energia del cosmo, eternamente in espansione e tuttavia eternamente perfetta. Così è dell'amore adamantino. La sua perfezione genera una volontà di perfezione sempre più fantastica eppure così quieta. L'eternità, la forza senza nome, non è insoddisfatta di sé. Essa si compie di continuo. E se la mente umana ci si perde volendo ragionare, è perché lascia agire di sé solo il suo aspetto di formica. Ma ora seguitemi. Non sono qui per mostrarvi queste matrici di cristallo, ma ciò che in parte le genera. Nel dire queste parole, il fratello di Walcol, che avanza in mezzo alle gemme, si volge verso di noi e qualcosa di lui ci investe come un'onda di beatitudine. Fratello, esclama infine uno di noi, riusciremo mai a dire tutto questo? Gli uomini si ammazzano tra loro e tu ci chiedi di spiegare loro cose che persino tu forse esiti a spiegarci. Veniamo avvolti dal suo sorriso mentre si avvicina. Le pieghe delle vesti si sovrappongono ai cristalli quasi irreali. Ma l'abbiamo davvero guardato con attenzione questo essere? Che strana somiglianza con il maestro nella finezza dei tratti. Il suo viso allungato, il naso diritto e incisivo e gli occhi due soli di tenerezza. Come potremmo più avere dubbi? La forza cristica rivelata si esprime in ogni cuore e in ogni sguardo con la stessa fiamma. Essi sono il suo ponte sull'infinito e mediante essi tende le braccia. E che possiamo risponderci? E se smettessimo di essere degli handicappati dell'amore? Se osassimo creare parole che non esistono? Se osassimo fare anche un solo passo fuori dalla nostra tremenda logica? Il sepolcro non è fatto per l'uomo,
e il fratello dai capelli color dell'ebano ci abbraccia entrambi, riunendoci a sé in una stretta così forte che un'emozione da molto tempo dimenticata sale come un nodo in gola. Dobbiamo proprio parlare, se possiamo solo esprimere un'incertezza. L'abbraccio si allenta e il suo sguardo penetra nel nostro. Sono i suoi occhi che ci parlano ora, mormorandoci queste frasi che resteranno impresse per sempre. Non sono io che chiedo qualcosa né a voi né a mille altri. È il senza nome, è l'avanzare dei tempi. L'amore è dunque così debole negli uomini di carne che essi si pongono continui interrogativi e temono di soffrire. Quando anche la vita abbandonasse i vostri corpi e quelli di tutti coloro che vogliono la luce nel mondo, essa rinascerebbe instancabilmente, ancora più bella e più grande, e con lo stesso ideale. Nessuno è indispensabile, ma ognuno è necessario all'avanzamento. E ognuno è responsabile dell'altro. Allora immediatamente il fratello compie di nuovo il gesto rituale con la mano, si gira dall'altra parte e veniamo istantaneamente assorbiti dalla sua aura, catturati in una sorta di invisibile tunnel, in un'atmosfera crepitante di fiammelle violette che sorgono dovunque, in una frescante sciaramba, essendo un velo d'armonia e portandoci più lontano, altrove, ancora più in profondità, almeno così ci pare, nelle viscere della terra. Si rinnova, precisandosi, la sensazione di caduta. Ogni gesto è automatico e come semplificato, a velocità ridotta, accompagnato da mille piccole percezioni uditive, intraducibili e assolutamente indefinibili. D'un tratto appare una grande luce, un lampo che si fissa immobilizzandoci l'anima, quasi addensandola. Che aggressione di luce! Intorno a noi ci sono forme che si creano e si disfano, snodandosi e gonfiandosi, per poi esplodere in fasci di fuoco e ricongiungersi ad altre, ancora più mobili, ancora più danzanti. Sono fiamme che assumono forme semi-umane e i loro sguardi non si riescono a cogliere. Non c'è nulla di minaccioso o di terrificante nel loro atteggiamento, ma sprigionano una tale forza vitale. Chissà se sanno della nostra presenza, così disorientati e incapaci nel minimo volere come siamo, quasi fossimo in una foresta fiammeggiante. Immagini di magma in fusione si imprimono in noi e da esse si sprigionano figure dantesche in incessante mutazione. Ora ci hanno visti o sentiti e pare che indietreggino, arrotolandosi su se stesse ancora più fiammeggianti. Tutto è avvenuto in una frazione di secondo, in un istante silenzioso compatto, carico di qualcosa di intraducibile. E abbiamo l'impressione che un freddo intenso penetri i nostri corpi sottili, raggelandoci. Non temete. Questi esseri vivificano ciò a cui si avvicinano. E quella che vi pare una danza è solo un'immagine deformata dei loro corpi armoniosi. Siamo nel cuore dell'elemento fuoco, fratelli, nel magma che gli umani situano nel centro della terra e che invece ne occupa solo il perimetro, non troppo lontano dalla superficie. Ciò che gli uomini chiamano inferno non ha nulla a che fare con questo luogo, che è uno strato costitutivo del pianeta. Una zona di energia intensa e estranea ad ogni nozione dualistica. Gli esseri che vedete non possiedono le nostre nozioni di bene e di male, e le morali umane sono loro del tutto sconosciute. Tuttavia per noi progrediscono, amando e generando a modo loro una forza di cui nessuno potrebbe fare a meno. Lo stesso amore ci lega a loro e a Christos. 2000 anni fa il maestro venne fin qui in un lampo, al termine del suo supplizio. Gli depose il suo messaggio e il suo nuovo influsso, così come aveva fatto nel mondo degli uomini. Il suo lavoro di rigenerazione eterica del pianeta assunse forma definitiva qui. In verità questo fuoco fa parte integrante dell'uovo primordiale. Il fuoco dei vulcani ne è il corpo grossolano e stiamo visitando il suo seme sottile. Quanti uomini potranno accettare l'idea che possano esistere esseri di fiamma? Eppure, è forse più ragionevole che ve ne siano che vivano d'acqua, d'aria o di terra. Dovrete far capire chiaramente che la vita è presente nell'essenza di ogni cosa e che vi sono tanti modi per accedere e nutrire un fuoco come per lavorare la terra, per bere l'acqua o respirare l'aria. Vi sono modi di vivere che sottintendono un totale rispetto della vita in tutti i suoi aspetti e questa è l'arte che l'uomo che vuol divenire uomo deve cominciare ad imparare a memoria. Sulla punta dell'anima. Si può avvelenare il fuoco con la facilità con cui si può rendere putrida l'aria o inquinare una sorgente.
C'è in esso qualcosa di aereo, di etereo, che si carica rapidamente delle onde emerse del pensiero. Ecco perché un tempo vi furono ordini di vestali istituiti dai saggi, la cui ascesi contribuiva a purificare tutto il processo di pensiero. Il fuoco vergine della natura, fratelli, è un elemento privilegiato, un messaggero straordinario del divino, intimamente legato a tutti gli altri elementi della creazione. Il popolo di Agartha lavora in stretta collaborazione, o per meglio dire, in un'unione mistica con esso. Opera con la sua settupla essenza, perché l'elemento igneo di per sé è da sempre associato all'energia delle sette, vero fermento dell'anima, dispensatrice di una morte iniziatica e foriera di redenzione. Sappiate che il fuoco puro diretto dall'essere puro non brucia, ma permette un facile cambiamento di stato vibratorio e libera dai più densi ostacoli della materia. Può anche rivelarsi una dolce forza d'amore. Ahimè, l'uomo ne vede facilmente la criniera leonina, ma non sa sopprirne lo sguardo d'agnello. Prendete invece da esso la carezza del Signore Maitreya. Prendetelo come base nella pratica della contemplazione e sarete sorpresi di quanto vi darà. Dovete capire che tutto è in attesa, a portata di mano, e che le sofisticate tecniche pseudo-spiritualistiche delle attuali società, pur essendo aiuti incontestabili, non porteranno mai l'uomo alla sua essenza diretta, raggiungibile solo mettendosi a nudo di fronte alle grandi forze prime. Ecco perché ogni creatura, prima o poi nella sua storia, deve affrontare inevitabilmente il fuoco e diventare in silenzio una fenice. Qui gli esseri sono di rubino, e ben diversi vi parlano quelli che ora scoprirete, che hanno una natura molto più simile a quella dell'umanità. La luce ora è quasi accecante, di un rosso di brace, e ci avvolge in un manto sottile sempre più freddo. Il fratello non si vede più, e ne percepiamo coscientemente la presenza solo grazie alla folta chioma e al gesto rituale disegnato ancora una volta dalla sua mano. Venite. Questo richiamo risuona di nuovo calorosamente in noi, e la sua voce è come un filo conduttore che porta tutto con sé, tessendoci un velo intorno al corpo. È una felicità crescente. Ma ecco di nuovo in agguato l'oppressione. Come un dolorino acuto al cuore è tornata di colpo, quando un sottile fascio bianco, un vero pozzo di luce lattescente, ci si è aperto sopra il capo. In un solo istante ci aspira e vi saliamo o cadiamo. Dentro. Impossibile da dire. È come un turbine che diventa esso stesso un oceano. Allora l'angoscia ci si sfuma d'improvviso così come è venuta. E scoppia la pace profonda, dolce e tonificante. Forse uno di noi ha lanciato un grido, un'esclamazione. Impossibile lasciarsi cullare o addormentarsi perché questa pace risuona in noi come un vero e proprio appello all'azione. No, l'estasi non intontisce l'essere. È piuttosto come uno squillo di tromba che decuplica le forze e bombarda i corpi con energia rinnovatrice. Lo sguardo ci fissa inevitabilmente su di una sfera azzurrina in cui si muovono masse grigie. Ripensiamo alla Terra. È possibile che venga infine avvolta da un tale slancio armonioso? Sentiamo uno schiocco secco, un sibilo acuto ci attraversa le orecchie e sparisce, poi più nulla, tranne un lungo lamento come una melopea che sale a noi. Ci troviamo in una gigantesca cattedrale di roccia sfumata di grigio e magnificamente cesellata dalle volte imbrigliate di luce azzurrina che si slanciano all'altezza vertiginose, a quanto pare. Siamo in una specie di promontorio di pietra, una balconata finemente lavorata come il resto dell'edificio. Restiamo a guardare, sospendendo il pensiero. Laggiù, 20 o 30 metri sotto di noi, centinaia di esseri seduti cantano in una lingua sconosciuta. Ma sarà poi una lingua? Dai loro petti sgorga piuttosto una melodia regolata dal ritmo del respiro, composta di ronzii talvolta cristallini, talvolta grevi, che si uniscono o si interrompono secondo frequenze precise, dandosi il cambio all'infinito. Questo spettacolo bello e strano ha qualcosa di prodigioso, perché la luminosità piacevole del luogo risalta ancor di più, per il colore vivace dell'assemblea, dove predomina il giallo sgargiante. Tutte le sfumature, quelle dell'arancione, sembrano essere state sfruttate per gli abiti e i drappeggi. Ci fa pensare ad una qualche liturgia.
perché dell'armonia e della solennità di quello spettacolo emana un profumo di sacro. Cerchiamo con gli occhi un essere che ne emerga per il comportamento, per la posizione o per la veste, ma ogni tentativo è vano. Sono tutti accovacciati per terra e il gruppo raffigura chiaramente una spirale. Alcuni hanno il capo rasato, anche se non molti. Notiamo soprattutto che ci sono molte più donne che uomini. Instancabile, la melopea continua a salire mentre udiamo un lieve rumore alle nostre spalle. È il fratello, seguito da uno di questi esseri e da una donna, entrambi drappeggiati di giallo, con i capelli di media lunghezza color cenere e una pelle piuttosto scura, fortemente olivastra. Per un attimo restiamo interdetti. C'è luce nei loro occhi. È una luminosità soggiogante, con qualcosa di non umano che forse ci turberebbe se non vi indovinassimo un'innegabile benevolenza. E d'altronde, come potrebbe essere altrimenti in un luogo simile? Restiamo ancora una volta senza parole, stupidamente incapaci di fare un gesto. E intanto il canto della folla continua a salire a volute, come un incenso sonoro che impregna ogni cosa, sempre più penetrante e più forte. Un gran sorriso e qualche ruga agli angoli degli occhi compaiono allora sul volto dei due esseri vestiti di giallo. Per prima parla la donna, e subito la sua voce sottile emerge senza difficoltà dall'onda potente che sale dall'assemblea. È come se risuonasse contemporaneamente in noi e fuori da noi, con accenti che scivolano fino in fondo all'anima. Benvenuti, giacché il fratello vi ha condotti fin qui. Vi trovate tra i membri di una delle numerosissime comunità che costituiscono il gran popolo sotterraneo del pianeta. Siamo milioni, ripartiti sotto la superficie del globo. E aggiungiamo i nostri sforzi a quelli del Maha e di coloro che chiamate la gerarchia. Già da più di 12.000 anni abitiamo questo universo di roccia, che abbiamo fatto nascere captando in esso la luce e rendendolo ancora più vivo. Qui abbiamo una percezione diversa del tempo rispetto a voi. E se materialmente i problemi della superficie non ci toccano molto, il nostro cuore comunque ne è greve. Siate dunque i benvenuti, perché è ora di aiutare gli umani a capire che è urgente modificare la loro mente. Se riuscirete a trasmettere loro questo appello, questo nostro grido, vorremmo però che lo ricevessero non come se provenisse da esseri misteriosi, semimistici e da poteri paranormali, bensì sapendo che siamo quasi del tutto simili a loro, tranne che per il fatto che una diversa radioattività e una diversa concezione dei mondi hanno scatenato in noi una mutazione fisica e psichica. Siamo umani anche noi, fratelli. Ed è questo che bisogna dire. Umani che non vollero vivere il diluvio e le sue conseguenze. Abbiamo lasciato il sole esterno nell'ultima fase di decadenza dell'impero Atlantide ed abbiamo fatto un giuramento. Da quei tempi facevamo parte di quelli che chiamate i figli dell'Uno, ovvero essenzialmente della classe sacerdotale. Abbiamo dunque giurato di non immischiarci più nel mondo, sapendo che le sue forze distruttive un giorno o l'altro sarebbero ricomparse. Il nostro impegno fu tale da radicarsi nel nostro essere profondo e rimane ancora la radice del nostro karma. Forse capirete, forse non l'ammetterete. Forse, da parte di ciò che eravamo, fu un atto di viltà o d'egoismo. Ma è ben ignorante chi si erge a giudice, perché neppure noi lo sappiamo. Ma capiamo che la Terra ed ogni creatura che vive alla superficie hanno bisogno di noi, dell'energia che possiamo produrre, e della favolosa totalità delle conoscenze raccolte per l'edificazione delle future umanità. Abbiamo fatto nostro questo compito, che svolgiamo per amore di riparazione d'un amore che un tempo forse non fu abbastanza grande o venne mal diretto. Ci sale alle labbra un interrogativo incontenibile. Ma bisogna aprire le porte, ora sì, che dovete venire alla luce del sole, e riconciliare l'uomo con se stesso. Siete voi, ben più di altri, che potete cambiare le cose. Cambiare le cose. Questo grido di rivolta l'abbiamo già sentito migliaia di volte. Perdonate la mia apparente durezza e cercate di capire che se risalissimo alla superficie interferiremmo direttamente con l'evoluzione degli esseri e della società. Non ne abbiamo il diritto. Ogni creatura, ogni civiltà, ogni razza è dotata di vita propria. E la grande legge d'amore vuole che si possa aiutare una forma di vita
ma non che ne si modifichi il corso. Vedete, il libero arbitrio è il miglior insegnante che le attuali manifestazioni di vita possono aspettarsi. È una frusta con cui inutilmente flagellarsi o far avanzare abilmente la propria cavalcatura. Il suo potere è doppio, ma soprattutto, ripeto, è il miglior insegnante che ci sia. Venire alla luce delle vostre società per aprire loro una porta della realtà sarebbe come condannarle all'implosione. Ma sottilmente, goccia a goccia, con tutta la saggezza che emana questa assemblea, potreste lentamente... Non temete, è ciò che facciamo. Da millenni e soprattutto ora, ci si sono stabiliti innumerevoli contatti con certi uomini dell'esterno, soprattutto capi di Stato. Non voglio dire invano, ma quasi. Tuttavia, così come doveva essere, il nostro scopo ultimo, e sappiamo che si realizzerà, è l'elaborazione d'un solo governo mondiale. Non assomiglierà a nessuno di quelli oggi concepiti sulla Terra, e anche la mente più idealista riuscirebbe solo a coglierne un'immagine deformata. Possiamo affermare che i vostri contemporanei hanno più punti in comune con coloro che chiamate a torto uomini preistorici che con gli esseri delle società del futuro. I concetti da applicare al processo che verrà realizzato devono essere costruiti dal nulla, o meglio sono a portata di mano da qualche parte nell'etere, come gioielli che attendano ad essere scoperti. Ma ciò che vogliamo non è farvi sognare, amici. La vita umana si riassume da sé già anche troppo in un sogno, dal quale bisogna liberarsi. I grandi esseri, di cui teniamo di farci interpreti, desiderano che le scorie dell'attuale mente terrestre si polverizzino. La vostra mente vi mente. Questa analogia di suoni sulla vostra lingua non va vista come un semplice gioco di parole. È una similitudine rivelatrice. Ma notate bene che ho detto la vostra mente, ovvero la mente degli uomini attualmente incarnati sulla superficie della Terra. Soltanto il cuore d'amore vi aiuterà a modellare diversamente le vostre facoltà razionali. Non dubitatene, perché la forza mentale seminata dalla divinità in ogni creatura è in realtà un abbraccio di pace, un dono totale in grado di strutturare quei mondi. In effetti, non è più tempo che essa circoscriva il suo lavoro a quello di un architetto limitato, che riproduce all'infinito dei vecchi schemi. Ascoltate, fratelli, anche se siamo ancora come voi semplici mortali, ascoltateci cantare. Non è una cerimonia, perché abbiamo dimenticato tutte le liturgie. Né ci sono officianti, siamo tutti sacerdoti. Il nostro canto è un cemento, una forza coesiva, che ci aiuta a mantenere giorno dopo giorno il nostro suolo interiore e la luce che la natura stessa diffonde nelle sue viscere. Non è né lavoro né preghiera, ma si inscrive in noi come un modo d'essere spontaneo. Dovete capire che il vostro respiro può trasformarsi in canto, così come il vostro modo di nutrirvi e di spostarvi. Se sapeste come un semplice battito di ciglia può generare una melodia all'orecchio di chi accetta di farsi piccolo ed ascoltare. Qui, la maggior parte di noi non ha mai visto il vostro sole, ma avendogli chiesto di spuntare in noi, sappiamo che può aprire ogni porta e che canta come la tromba di Gerico nei nostri cuori, finché crollano tutti i loro limiti. La vocina sottile si spegne, mentre l'altro essere vestito di giallo assente col capo. Vogliamo dirvi, aggiunge anch'egli con voce altrettanto dolce, che non passiamo la vita in estasi beata. Il lavoro dello spirito, anche in queste contrade, nel cuore della terra, è un lavoro che richiede azioni concrete. Non disdegniamo i nostri corpi e abbiamo strutturato una società in cui è loro riservato un nobile ruolo. Li purifichiamo in mille modi, non tanto per dovere quanto per piacere. Ed è forse questa intesa con i nostri vari aspetti che stabilisce e stabilizza in parte la nostra forza armoniosa. Se la luce è anche materia, non dobbiamo più cercarla se non in noi, in tutte le nostre forme. Che c'è di più evidente? Ma sapete poi dove siete in questo momento? Credete di stare ad ascoltarci nel corpo della Terra, ma in realtà siete venuti nella sua anima. L'uomo situa l'anima di una creatura da qualche parte intorno al suo corpo fisico, e il suo spirito ancora più lontano. Ciò che così egli intende sono solo le emanazioni di questi principi sottili, perché i loro veri regni si sviluppano molto più all'interno. Sono energie di fuoco una dentro l'altra, con i rispettivi piani che devono essere raggiunti. Il regno è più piccolo dell'atomo di un atomo, eppure in esso confluiscono tutti i cosmi.
Meditate ora sulla sensazione di caduta che percepiscono quasi tutti quelli che viaggiano in astrale, quando il loro corpo sottile si eleva su quello fisico. Si slanciano verso altezze reali, ma ancor di più si tuffano verso la terra radice, verso loro stessi. V'è forse bisogno di aggiungere altro? Dietro queste parole si nascondono uno dei grandi misteri della vita, delle origini. Cercare in sé non è il frutto di un vago consiglio metafisico di autoanalisi, ma piuttosto la lezione di una necessità imperiosa che corrisponde ad una realtà ben concreta. Diventare grande significa ridursi all'interno delle nostre maschere. Significa rimpicciolire fino al passato originale, ritrovare l'atomo primo, il Cristo Atum, il sole eterno. Ma a questo non c'è nessuno che possa insegnarlo ad altri. Tutti, volenti o nolenti, sono monaci erranti che riusciranno a trovare la loro strada solo dopo essersi consumata la pianta dei piedi su tutti i sentieri e dopo che anche l'ultimo dei loro stracci sarà caduto a brandelli. E non v'è nulla di triste in questo, anzi, il re che è stato mendicante potrà far fiorire nel suo cuore più amore di chiunque altro. Così come i nostri fratelli di Shamballa e come Maha, possiamo solo suggerire e stimoleremo la vostra volontà di combattimento in favore della vostra rigenerazione. Amici, non c'è mai stato un paradiso perduto, ma solo una folla di ciechi che si urtano l'un l'altro muovendosi proprio in mezzo al suo giardino. È nuovamente emersa la voce del fratello dai capelli color dell'ebano, più penetrante delle precedenti, e in quel momento la sua fermezza ci ha ricondotti ad un'energia diversa. Questa voce, fratello, la tua voce ce ne ricorda un'altra. Il tuo amore è vero e contagioso, e genera e ci prolunga in corpo una vertigine. Allora, lentamente, in una specie di ispirazione, abbracciamo un'ultima volta con lo sguardo i due esseri drappeggiati di giallo e cerchiamo di imprimerci le loro immagini, ma già stiamo svanendo. È finito. La mente ormai ha assimilato il gesto dell'indice e del pollice che ancora una volta viene a sottrarci da un piano di coscienza. C'è solo più un turbine bianco e basta. È prescienza, oppure tutto è già avvenuto da qualche parte nell'immensità dell'oceano cosmico. Sentiamo la carta fuggire lontano, o forse sono le nostre anime che perdono una parte di sé, che si allontanano dal centro. Siamo fatti ad immagine del sole e del suo simbolo, un cerchio nel cuore del quale vi è un punto. E se non puntiamo al cuore, al nostro, la ronda incessante ricomincia, sempre più pazza. Eppure in questa danza, di questo viaggio, chi potrà mai raccontare i gioielli? Viaggio a Shamballa. Di Anni e Daniel Meurus Givaudan.